foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati alla vostra Joker, siamo tornati signori di nuovo con il Draft Challenge. Ragazzi, siamo qua sempre con la squadra del 191, dove abbiamo vinto ieri due partite ragazzi. Una l'abbiamo vinta, se non sbaglio, 9-1, 9-2, non mi ricordo, e un'altra 3-1, boh, non mi ricordo ragazzi. Comunque siamo qua con la terza partita, ovvero la semifinale, con questa squadra spettacolare. Signori, io vi invito a lasciare un like immediatamente e speriamo ovviamente di portarci a casa questo draft, perché oggi abbiamo da fare due partite. Speriamo di portarci a casa entrambi, più che altro, raga, perché proprio con sta squadra, raga, portarci a casa la vittoria del draft sarebbe veramente una gran bella cosa, anche perché è la squadra del 191, veramente fighissima. Primo avversario, dopo che me ne hanno buttati 27 milioni, appunto, troviamo una squadra che fa paura. Va bene, raga, va bene. C'ha quel scimmione Costa lì davanti, sempre Ibrahimovic. Comunque in questo draft, ragazzi, ho trovato veramente tantissime volte Zlatan Ibrahimovic. Ma veramente un botto. Mi pare che su tre avversari, tutte e tre avevano Zlatan Ibrahimovic, ragazzi, se non sbaglio. Fammi attenzione che qua c'ha il 3-4-1-2, pure questo modulo è molto molto tosto, eh. Dai, impegniamoci al massimo con il nostro Cristiano Ronaldo, con la maglietta numero 16 addirittura. Ancora Jordi. Bellissimo così per Ronny. Che passa Ronny! Porca miseria. Porca miseria. Dai, Lionel, su. Forza e coraggio, Lionel. Forza e coraggio, Lionel. Forza e coraggio, Lionel. Vai così! Madonna mia, Ronaldo, gli tira una sberloffa. Non ci possiamo cagare quei gol, eh. Non ci possiamo e non dobbiamo cagarci quei gol. Vai, Messi. Oh, madonna mia, c'era il fallo lì. Perché la darà dietro, Messi? Ma che cazzo dai dietro? Cosa cacchio dai dietro? Ah, ma dai! Ma dai! In mezzo a tre mi sei fatti passare da Ibra. Mannaggia Risandali, che gol domani a prendere. Devo cercare di impegnarmi di più, raga. Vedo un attimo, concentrare di più. Mo forse parlerò un po' di meno, raga. Ve lo dico perché devo cercare di concentrarmi un pochino di più, perché non posso andare a perdere sempre la terza partita. Non posso proprio, cioè. Poi con sta squadra mi rode proprio il culo se vado a perdere. Guarda se si leva. Ma dai, raga, ma come cazzo stiamo a giocare? Ma che stiamo a fa'? Dai, Ronny, che è perfetta. Dai, Lineker. Dai, Lineker. Dai. E dai, Messi! Si stoppa la telecamera, signori! C'è riuscito sto passaggio qui! Meno male! Mamma mia, ragazzi! Meno male, meno male! Torna tutto alla pari! Oddio, che ansia ho sta partita! E qui, ragazzi, adesso dobbiamo approfittarne. Abbiamo demoralizzato l'avversario. Bello Lionel. De Lionel Messi. Dai così ragazzi, 2-1. 2-1 signori. La capovolge sta partita. Bello Lionel. Bello Lionel. In meno di 4 minuti lo abbiamo demoralizzato. O c'è stato semplicemente culo. Porca puttana, ma in difesa c'ho Paperino e Picciop, porco due. Guarda qua che mi ha fatto il difensore. Guardalo, ma che cazzo mi fai? Ma mi sa che era pure Ramos quello. Bello. Bello così, signori, questo è gol per forza. È gol per forza, un rallentatore. 3-2. A posto? 3-2? 84esimo? Ci siamo? Sei un attimo bloccato la camera, sono un attimo un panicato, fermi tutti. Ma che sei matto? Dai, che buono. Perfetto così, signori. La diamo giù, ragazzi. Devi fischiare, arbitro. Devi fischiare. Che è finita sta partita. È finita. Sì, ma devi fischiare, arbitro. Che è successo? Fallo, va bene fallo, va bene fallo, va bene fallo. Va bene fallo, che ci frega a noi. Via così! Via così, 3-2! Ribalta la situazione, Cecherino, ragazzi! Che partita sudata, signori! Che partita sudata! All'inizio stava rosicando come una bestia, raga, perché ho detto non è possibile che Ibra me corre più di tre difensori. Vabbè, oddio, sono sempre difensori, ma porca miseria, c'ho difensori che corrono 80-83 e se fanno fregare da Ibrahimovic. Non c'ha senso! 7-5, 5-3, partita molto combattuta, ma Cecherino la va a ribaltare, signori! Un'altra vittoria, 3-2 per noi!
3-2, 9-2, 3-2. Abbiamo subito 6 gol, ma ne abbiamo fatti, ragazzi, 15. Dai, finale, finalissima, finalissima, signori. Ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare assolutamente. Forza e coraggio, concentrazione. Purtroppo ci manca la maglietta della Spagna, ma signori, ce la dobbiamo fare per forza. Ok, ragazzi, ci siamo nel secondo avversario, dove loro stanno giocando in due, perché hanno messo il doppio pad, ragazzi. Quindi facciamo attenzione, che si gioca 2 contro 1 qua, con una squadra che fa paura. Ah, c'ha Suarez là davanti, catrota. Poi una bella difesa, ragazzi. Piqué, Modric, Bale, Neymar, lì centrale Suarez. Bella squadra, bella bella squadra, ragazzi. Una finale, questa è una finale, signori. Lasciate il like, adesso, subito. Se adesso mettete il like, ragazzi, vinco. Lo sento, non lo stanno a mettere tutti, perché non lo stanno a mettere tutti. Like, l'avete messo? Ok, posso partire allora, se avete messo il like. Arbitro, via, fai cose fatte bene, eh? Fischia e neanche se parte. Che abbiamo deciso? Stiamo qua tutto il tempo? Quanto adoro trovare gente così, ragazzi, che neanche il tempo di partire fanno passare 0,3 secondi e mettono pausa di nuovo. Le cose sono due: o stanno a fare qualche cambio, ma poco ci credo, o sicuramente stanno registrando la partita o cose varie, perché qualcuno che mi conosce e sta registrando la partita con qualcosa, perché non c'ha senso perdere così tanto tempo. Non ha proprio senso sta cosa. Guarda, ora rimettono pausa, scontato. Mi sta più nervoso, raga, mi sta a partire la ciabatta, ve lo dico, eh. Oh, si può partire, avete fatto i vostri comodi, va bene, gentilissimi, eh. Ora si può partire, dammi subito il pallone. Con me schillette ne fai, perché io te la levo sta palla, eh. Te la levo sta palla. Attenzione, signori! Coltello per i denti, subito Giacherino! Con Toni Kroos! Che va a fare un bel tiro, signori! Si allarga un po', bam! L'angolo a tutt'altra parte della porta. E va a segnare l'1-0 il nostro Toni Kroos! E subito mettono in pausa. Ma è rotto il cazzo, lo giuro! Mi sarà a fare sto diventando scemo, ragazzi, sto diventando scemo! Eccolo, Ronny! Palla per Ronny! Palla per Ronny! Ma che cazzo fai? Che poi, ragazzi, non ho potuto tirare a giro perché praticamente gli stava rimpallando il pallone, cioè stava rimbalzando in un modo incredibile. Non l'ha messa bene giù, ragazzi, la palla. Se no gli avevo fatto un altro golletto, eh. Eccolo Messi, ragazzi! Coltello fra i denti per Lionel Messi! 2-0 per Giocherino, ragazzi! 2-0 sotto le cianghe! Ah no! Sotto le cianghe no, però pensavo fosse passato sotto. Bello! Guarda che triangolare, signori! Parte Lionel Messi! Che cosa abbiamo fatto, signori? Mi è piaciuto assai! Lionel Messi! Che gran gol, signori! Che gran gol di Lionel! Una serie di finte! Una Mataneo, come cazzo si chiama! E 3-0 per noi! Questa mi è piaciuta. Ma non passa! Non passa! Grande difesa, ragazzi! Da sto 3-0 se dobbiamo mantenere come se fosse oro colato, neanche il tempo di parlare. Fammi sta zitto che è meglio. Simone, stai zitto che ti chiamo nel gufo. Sta buono, Simone. Oh, guarda, eh. Guarda come stanno a passare tutti, eh. Regà, sotto hashtag gioca del gufo. Porco, dove stiamo buoni, ma mi pare quando stanno a fare delle cronache. No, vediamo, vantaggio della Roma, grandissimo. E poi subiamo 3 gol. Mortacci di Pippo. Bello. Daglielo, eccola che buona. Dai, che buona, signori. Andiamo sul sicuro, ragazzi. 4-2 per noi. Andiamo sul sicuro. Ma che ce ne fotte. 4-2, dai così. Lo sapevo, ragazzi. Quando vedo che non mi passa la palla nell'aria o che faccio i contrasti e non li vinco, sta pur sicuro che quello è il gol dell'avversario. Non ci credo, raga, al 90esimo, ma che c'ha sta partita? Cioè, questo ha fatto... Che cosa? Che porca miseria! Al 90 più 2, raga!
Ma Neuer, ma che sa fare in porta? Non prende un pallone, non ha preso. Non ha preso un pallone, ragazzi. Non ha preso un pallone. Ma dai. Dai, mo fischia sto cazzo, fischia, arbitro. Ma tipo fa sudare sta partita, vabbè. Bello Neymar! Dai, cazzo! Bello Neymar, appena entrato, signori. Che missile che gli ha tirato. Porca miseria. Grande Neymar. Dai, porco due. Dai, Ronny. Dai, Ronny. Dai, Ronny. Dai, Ronny. Dai, Ronny. 6-4, signori. E manteniamo sto cazzo di vantaggio. Grande. Grande, Ronny. Finalmente. Meno male che l'abbiamo fatto, ragazzi. Meno... Ma avete visto? Oh, ma che cazzo sarà fa? Affanculo. Sì, sì, sì. Sì, ragazzi, sì, ragazzi. Buoni tutti. Fammi spegnere qua, se non si stoppa le telecamere tutto. Fammi spegnere qua, se non si stoppa tutto. Più lontano possibile, Neuer. Più lontano possibile, Neuer. Più lontano possibile, Neuer. Vai così! Vai così, signori! E vince sta finalissima! Combattutissima in un modo incredibile! Se perdevo come me lo devo al culo, raga, ve lo giuro! Mamma mia, che partita! Comunque, ragazzi, veramente... Complimenti ai miei avversari! Complimenti, raga! Tanti gol a culo, ma complimenti, raga! Ma pure noi, vabbè, alla fine, un po' di fortuna c'è stata entrambi le parti. Però, ragazzi, noi abbiamo fatto veramente dei gol molto, molto buoni. Specialmente i primi, ragazzi, molto skillati. Ce la siamo fatta veramente bene. Ma complimenti anche ai miei avversari, che, raga, mi hanno dato veramente non fila d'orce. De più, raga. Madonna mia, madonna mia. Tiè, guarda qua che golletto con Messi, ragazzi, oh. Questo è stato veramente il top dei top dei top dei top, raga. Mamma mia, ci siamo portati a casa sta vittoria soffertissima in un modo incredibile. 14-9, 13-12, ve l'ho detto, ragazzi, combattutissima. E dacci di sti premi, va. Finalmente. Grazie. Grazie, veramente. Mamma mia, ragazzi, finalmente ci veniamo sta cavolo di vittoria. Pacchetto giocatori rari e pacchetto oro. Mortacci tua, no? Mi può dare un pacchetto oro? Ma me può dare un pacchetto oro? Ma che droga ti sei fumato? Mi dai pacchetto oro? Ma questi sono matti veramente. Va bene, ci abbiamo sti pacchetti. Comunque, raga, la soddisfazione di aver vinto questo draft finalmente, anche perché questa squadra, se lo perdevo su draft veramente mi ammazzavo. Questo è un pacchetto contratti misti che già c'avevo, ma ce lo teniamo e vediamo un po'. Sti due pacchettini se ci danno qualcosa di speciale. Vediamo un po'. Pacchetto oro anche questo. Ma grazie. Neanche il oro raro. Madonna mia, che bei pacchetti. Il draft ti fa in culo così per vincere il draft e ti dà dei pacchetti di merda. Grazie mille. Qua se non mi fai trovare un man of the match, ma cazzo. Ecco, niente, un macro workout. Vedi, vedi che me dà. Che pacchetti so. Ma che pacchetti so. Ma te devi vergognare, FIFA. Ti devi vergognare. Uno si fa un culo della madonna e poi ti dà sti pacchetti di merda. Signori, comunque, questo video è giunto a termine. Ovviamente spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete questo video. Passiamo alla pagina Facebook, nel mio Instagram, tutti i social in descrizione. Abbiamo vinto questo draft, meno male, ragazzi. E adesso proveremo ad andare a fare poi la squadra del 192 draft. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Al prossimo appuntamento. Ciao, signori.